È senza ombra di dubbio il peggior momento della gestione d'Agostino per l'Avellino, sconfitto anche a Picerno. Davvero adesso l'obiettivo è innanzitutto salvarsi, blindare la categoria, poi si penserà a gennaio se la squadra potrà essere rinforzata, magari invece si programmerà già per il prossimo anno. Sta di fatto che adesso bisogna mentalizzarsi e calarsi in quest'altra dimensione, la dimensione della salvezza, la dimensione di evitare la retrocessione e i play-out. Non se la passa decisamente meglio la Turris, anzi ancora un'altra sconfitta contro il Pescara al Liguori. Mi sembra che Di Michele, vado così a memoria, abbia fatto un solo punto da quando è sulla panchina dei Corallini. Uno splendido Giuliano si conferma nelle posizioni altissime, praticamente dopo quelle tre lì inarrivabili c'è il Giuliano di Napoli. Buon punto di continuità della Juve Stabia a Latina, mentre perde, ma insomma era prevedibile anche visto il valore e la forza dell'avversario, la Gelbison contro il Catanzaro capolista 3-0. Benvenuti, questo l'excursus dell'ultima giornata del girone C di Serie C, il nostro consueto appuntamento del mercoledì. Saluto l'ex centrocampista, tra le altre anche del Chievo, ma poi c'erano il Pisa, il Benevento, attualmente in eccellenza, continua a divertirsi con il caro tenuto Emanuele Danna. Ciao Emanuele. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi e ci sono naturalmente Annibale Discepolo e Luca Esposito. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, andiamo a vedere subito i risultati della 14ª giornata del girone C di Serie C. Catanzaro Gelbison, qui c'è un errore, 3-0, non 3-2. Viterbese Crotone 1-3, Picerno Avellino 2-1, Avellino che era anche andato avanti con Russo, ennesimo gol di Russo. Se non fosse per Russo, che ha portato almeno 4 punti, questa squadra starebbe anche peggio. E poi il Picerno l'ha ribaltata con un calcio di rigore prima e poi con il 2-1 finale. Latina Juve Stabia 0-0, credibile vittoria del Cerignola. Foggia con i Satanelli avanti 2-0, il Cerignola ha fatto 3 gol in 10 minuti, un quarto d'ora, e ha vinto la partita. Fidelis Andria Monterosi 1-0, Giuliano Monopoli 2-1, bene il Giuliano, gran gol il secondo di Felipe. Potenza Messina 1-1, Virtus Francavilla Taranto 3-0, Turris Pescara nel posticipo 2-3. La classifica dopo la 14ª giornata, andiamo a vedere con il Catanzaro che continua a svettare, 38, seguito dal Pescara 35, Crotone 34, poi quella solita frattura di cui diciamo ormai da qualche settimana, Giuliano 23, Juve Stabia 21, Cerignola 20, Gelbison e Latina 19, Foggia e Monopoli 18, dall'altra parte Monterosi, Francavilla e Taranto 16, Potenza e Turris 15, zona playout, Picerno, Avellino, Andria e Viterbese con 11, 11 punti li ha anche il Messina. Picerno con 14 ha superato l'Avellino, adesso come detto invischiato nella zona playout. E tra l'altro c'è da stare attenti, e questa considerazione la rivolgo a Luca Esposito prima del suo editoriale, magari la metti dentro, perché dietro iniziano anche a vincere le partite, a fare punti, quindi certo, un ulteriore elemento di preoccupazione e di attenzione per l'Avellino. Ma comunque sentiamo l'editoriale di Luca Esposito. Se a inizio campionato avessi parlato di un Avellino che dopo 14 giornate stava addirittura, si trovasse in una situazione davvero diciamo pericolosa in classifica, 13 punti, dico sì, bene, quindi mi avrebbero preso per pazzo, quindi, perché davvero è mortificante per una città come Avellino questa posizione in classifica. Anzi, io volevo parlare addirittura di secondo salvezza contro il Picerno, mi sono fermato mercoledì scorso, ho detto non voglio esagerare perché potevo essere il bacchettone di serie, e quindi però purtroppo bisogna dire che questo Avellino sta facendo davvero male, il cammino è davvero pessimo, e la Stelli purtroppo non ha saputo dare le giuste motivazioni a questa squadra. Purtroppo mi sembra 5 partite, 5 punti raccolte da Rastelli. La squadra comunque è in piena zona di retrocessione, ma la cosa più assurda è che dopo 14 giornate, al di là che le due squadre tra Catanzaro e Avellino ci sono comunque due categorie di differenza,
però un Catanzaro che addirittura ha 25 punti addirittura in più rispetto all'Avellino, questa nessuna alla vigilia avrebbe mai scommesso, immaginato su questa situazione dell'Avellino. Mentre standing ovation per il Giugliano, che anche qui, se mi avessero detto all'inizio del campionato, questo Giugliano dopo 14 giornate lo vedi, pensi che possa essere in quella posizione quarto in classifica, non me lo voglio il Giugliano, ma lo stesso mister, ho parlato proprio ieri con Di Napoli, ci avrebbero presi per pazzi. Quindi questo è un campionato, è un campionato davvero strano. E mentre così continua a perdere invece la Turris, che purtroppo la cura di Napoli, la cura di Michele non è servita. Purtroppo solo un punto, come ha ricordato Angelo, al 97esimo, il calcio di punizione di Lonetti, poi davvero chiaramente non contro il Pescara, che questa squadra deve fare punti, però non l'ha fatta nemmeno in precedenza, quindi ancora non vedo bene per i corallini. Mentre la Juve Stabia, ripeto, bastano in questa Serie C bastano pochi risultati, due vittorie e qualche pareggio per portarsi nuovamente nelle zone alte della classifica. Juve Stabia comunque bene, comunque insieme appunto Giugliano, e forse mi sono scordato qualcosa, Gelbison che purtroppo ha perso contro contro il Catanzaro, quindi una sconfitta indolore per i valdiani, che comunque giocheranno la prossima in casa ad Agropoli, non più a Pagani. Misuralo un po' questo editoriale, perché ultimamente sta un po' sforando. Sì, è vero, torna un po' nei ranghi a livello di tempi. Va bene, prima di vederci i gol delle campane in questa 14ª giornata del consueto servizio di Carmine Quaglia, voglio chiedere anche un attimo a Emanuele. È così, insomma, nessuno immaginava dopo 14 partite un Avellino in piena crisi, una crisi di gioco, una crisi di risultati, una crisi di identità, nonostante Rastelli nelle prime giornate sembrava avesse dato quella scossa per cambiare, però è stato un fuoco di paglia. A questo punto si deve pensare, Emanuele? Sì, vedendo l'Avellino in questa posizione è del poco deludente, nonostante il cambio di allenatore, però come dicevi prima, a parte le prime due partite, aveva fatto intravedere qualcosa, ma si è fermato lì. Però io sono sempre ottimista, proprio di natura. 13 punti con un paio di vittorie, come stava dicendo anche in Buonluca, si può voltare pagina, perché in questo campionato basta una vittoria per far cambiare anche gli umori della gente, perché ad Avellino è una piazza molto esigente, molto importante. Questi ragazzi non sono partiti bene, anzi malissimo, e io penso con il passare anche di qualche partita, con qualche risultato utile, si possono mettere in gareggiata. Però in questo momento devono pensare che ogni partita è come fosse una finale, che la situazione sta diventando veramente difficile, e soprattutto mentalizzarsi su una nuova idea, ricalibrare quelle che sono le aspettative e le ambizioni stagionali, almeno per il momento, poi si vedrà con il mercato di gennaio. Allora, il servizio con i gol delle campane, Carmine Quaglia. Sconfitta casalinga per la Turris, il Pescara passa alle Liguri con il finale di 3-2. Sembrava tutto in controllo per gli abruzzesi dopo il 2-0 di Mora, con il vantaggio firmato da Brusco nel primo tempo. Ma nel finale l'autorete di Cuppone riaccende la sfida. Jabouar chiude il match, Ercolano accorcia nuovamente le distanze, ma è troppo tardi. La Turris rimedia la seconda sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime 6 gare di campionato. Manca ancora la prima vittoria nella gestione di Michele. L'Avellino va KO nella trasferta di Picerno, finale di 2-1. Per i lucani, Irpini ribaltati nel match. Dopo un primo tempo con i rossoblu più vicini al vantaggio rispetto ai biancoverdi, arriva il gol di Russo su buona soluzione di squadra per l'1-0. Sembra il passo utile per il rilancio dell'Avellino. Invece il tocco irregolare di Tito complica decisamente i piani di Rastelli. Rigore e pari con Diop, Lupi colpiti dall'episodio e sorpresi da calcio d'angolo. Garcia tutto solo per il 2-1, che porta alla seconda sconfitta consecutiva in campionato per l'Avellino. Il Picerno lo scavalca, Lupi in zona play-out. Il Giugliano vola con il 2-1 sul Monopoli, vantaggio con Felipe al 16esimo. Giornata splendida per il brasiliano, che firma anche il raddoppio. I pugliesi accorciano con Pinto, ma è vittoria gialloblu, la seconda consecutiva per la quota 23 in classifica e il quarto posto. Pari a reti bianche per la Juve Stabia, 0-0 contro il Latina al Francioni. Punto di continuità per le Vespe, in 10 dal 45esimo per l'espulsione di Vimercati. Nulla da fare per la Gelbison, KO per
per 3-0 a Catanzaro. Aquile avanti con Iemmello al 22esimo, 1-0 all'intervallo. Poi Biasci firma il raddoppio all'ora di gioco. Iemmello va di doppietta per il tris giallorosso. Sconfitta che non fa male alla squadra di Vallo della Lucania, rimediata sul campo della capolista imbattuta. Peccato per l'estremo difensore della Gelbis, ne avevamo parlato troppo presto, che com'era il fatto che i portieri stessero migliorando alla Gelbis? No, ma ha fatto peggio il portiere del Foggia, che ha preso, secondo me, responsabile su tre gol, due responsabilità sua. Dopo vediamo la tua top 11. Allora, non ho messo la top 11 per il portiere del Foggia. No, la top 11 è i top e flop, scusami, okay. Volevo dire top e flop. Allora, stasera sei polemico. È polemico, no, stasera è polemico. Annibale, vogliamo vedere, in attesa di avere il primo collegamento Skype, l'ex Avellino, tra l'altro, Salvatore Aloi, vogliamo vedere anche quello che è stato il comunicato di oggi di Giovanni D'Agostino, perché a margine di questa iniziativa che ha lanciato l'Avellino per un unico biglietto tra le due partite. Buonasera. Buonasera, Salvatore. E grazie mille per l'invito. No, grazie a te. Stiamo parlando un attimo dell'Avellino, dopo arriviamo anche da te naturalmente. Stavo dicendo che la società ha lanciato questa iniziativa, un unico biglietto per le due partite contro il Taranto, adesso domenica, e poi mercoledì contro la Juve Stabia. A margine del comunicato, le dichiarazioni di Giovanni D'Agostino: è un momento delicato, il più difficile della nostra gestione. In questa brutta situazione ci siamo davvero tutti e solo tutti insieme possiamo e dobbiamo uscirne. In questa fase della stagione l'unica soluzione che abbiamo a disposizione è quella di cercare di supportare ed aiutare il più possibile chi scende in campo per i nostri colori, senza fronzoli, senza remore. Per questo la società ha pensato a questa iniziativa, per agevolare chi sostiene la squadra. E poi la chiusura: ci vediamo allo stadio, insieme restiamo in piedi, divisi cadiamo. D'Agostino aveva anche sottolineato come un po' il paradosso nel periodo del Covid, che arrivavano i risultati, purtroppo non c'era la possibilità di avere fisicamente il pubblico, di esultare con loro. In questo momento che c'era la possibilità di riabbracciare i tifosi, i risultati non stanno arrivando. Comunque, detto questo, anche questa iniziativa non so quanto possa servire per far rinnamorare, per far riesplodere un entusiasmo, ma il momento è davvero critico, il più basso della gestione degli ultimi anni, no? Beh, insomma, sono dichiarazioni di rito che si fanno in momenti delicati e difficili come questi, bisogna, come dire, condividerli, al di là di quelle che poi possono essere, diciamo, le responsabilità, la divisione delle medesime, i vari j'accuse che comunque sì, in momenti come questi, se non anche ufficialmente, ma sotto traccia, si lanciano anche nelle dichiarazioni, insomma, nelle conferenze stampa, nel pur parlare davanti ai bar, sì, insomma è sport non calcistico anche questo. Sicuramente dispiace, perché, come diceva Luca prima, e purtroppo mi ritrovo ad essere stranamente d'accordo anche con lui questa volta. No, se due o tre volte lo stesso. La cosa mi comincia a preoccupare. Beh, sicuramente, insomma, nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere, soprattutto anche col ritorno, con l'avvento di Massimo Rastelli. Però, insomma, sono situazioni che secondo me vanno bypassate, nel senso che vanno risolte con quell'unità, o perlomeno bisogna provare a risolvere quell'unità che Giovanni D'Agostino invoca e che secondo me deve essere condivisa. Credo che i tempi ma neanche per i processi, per le analisi, per i j'accuse e anche per i mea culpa, che sono francamente, secondo me, molti, bisognerà farli dopo di aver centrato. E io devo dire la verità, con l'ottimo Emanuele che sbandierava ottimismo, e fa benissimo a farlo, insomma, secondo me bisogna essere molto molto realisti e molto molto attenti in questo momento, e cercare di arrivare al giro di boa con il minor danno possibile e recuperare più punti possibili, perché, come stigmatizzavi, rimarcavi tu poc'anzi,
è verissimo, stanno vincendo anche le ultime e noi siamo praticamente proprio lì sull'urlo. Doppio editoriale ha fatto, siamo... aspetta a me, quindi... Ma quale editoriale? Mi ha fatto una masea anche invidiosa, io non capisco, però, dei tempi, dice, ma che poi mi dice, ma non è che quando si fa tardi era... è colpa di Luca Espoli. Era un intervento, di tre minuti. Facciamo così. Con l'apostrofo ti farò felice. Esatto. Vabbè. Allora, andiamo da Salvatore Aloi, così ci leviamo dagli impacci. Salvatore, io voglio parlare con te anche del Pescara, dell'ottimo cammino che state facendo, però inevitabile, giusto un passaggio, qualche crepa in questo Avellino c'era già l'anno scorso, si vedeva, al di là della gestione tecnica, prima Braglia, poi Gautieri, qualcosa iniziava a non andare. Poi un bubone che è esploso quest'anno, al di là del dato tecnico della squadra, una disaffezione del pubblico che dispiace. Sì, diciamo che qualcosa non andava l'anno scorso, però alla fine in due anni abbiamo costruito e abbiamo fatto qualcosa di importante. Poi purtroppo sono state prese delle decisioni che ognuno di noi purtroppo l'ha dovuta accettare, anche se ovviamente c'è stato un po' di rammarico per come magari ci hanno mandato via, però purtroppo dispiace anche per la situazione che sono adesso, si sono, diciamo, messi in quella posizione, e spero che l'Avellino possa ritornare nei piani alti della classifica, anche perché loro sono stati costruiti per affrontare un campionato in maniera diversa. Senti, stai sentendo ancora qualche compagno di questi anni ad Avellino? Sì, ho legato tantissimo con i compagni e ne sono dispiaciuti della situazione, anche perché giustamente nessuno pensava che l'Avellino facesse un campionato del genere, quindi li sento, sono dispiaciuti, però li conforta allo stesso tempo. E ne sono sicuro che ne usciranno al più presto, e anche con l'aiuto del pubblico che ad Avellino si fa sentire, spero che gli dia una grande mano per magari uscire da questa zona delicata. Ok, Luca Esposito. Alla fine, ciao Salvatore. Ciao Luca, buonasera. Sicuramente le hai comunque guadagnato perché il Pescara, ho visto tra l'altro, l'ho vista a Torre del Greco, una gran bella squadra, non possiamo fare una comparazione con il Catanzaro che è tutto un altro pianeta, però comunque una squadra che tra l'altro ci sarà proprio il big match proprio all'Adriatico proprio domenica contro il Catanzaro. Comunque un plauso alla tua squadra, gioca un buon calcio, l'Avellino purtroppo l'abbiamo detto, quindi adesso al di là dei comunicati del presidente, il presidente è il primo responsabile, perché dopo aver fatto quella conferenza stampa, la famigerata, che adesso è diventata famigerata quella conferenza stampa, voglio dire, si è assunto le sue responsabilità e fa bene ad assumersele, perché comunque peggio della mezzanotte non c'è mai fine, e purtroppo l'Avellino dice questo, la classifica dell'Avellino dice questo. Però io ti volevo dire, perché sei andato via? Tu eri uno dei tanti che non faceva più parte del progetto? O perché ti hanno costretto ad andare, o sei costretto, è andato via, dai, no, o sei costretto, no, fatemi finire. Allora, o sei stato costretto ad andare via, l'ha detto un po' prima nelle righe, vabbè, comunque sentiamo Salvatore. No, niente, no, purtroppo la verità, sì, la verità, senza nascondere nulla, anche perché poi uscirà a galla, cioè nel senso esce a galla prima o poi. Niente, noi alla fine siamo stati chiamati che non facevamo parte più del progetto, e quindi poi ognuno prende le sue distanze. Scusami, Salvatore, l'ho capito, sì. Questo dicevo semplicemente, perché non facevi parte più del progetto, cosa è successo, ho capito che l'avevi detto. Però sì, volevo... niente, loro volevano fare... ti hanno motivato? Sentiamo. Ti hanno motivato, cioè ti hanno spiegato il motivo? No, il motivo realmente no, ma loro volevano cambiare, cioè volevano fare ringiovanire la squadra, prendere altri calciatori, mandare via magari gente che era lì da due anni, che pensavano loro magari fossero il problema, però purtroppo abbiamo dovuto accettare questa decisione.
Eh sì, dai, non mettiamolo ulteriormente in difficoltà, no. Sì. Sappiamo, come giustamente hai detto tu, con quella conferenza stampa D'Agostino, la famiglia D'Agostino ha voluto una rottura netta e i risultati dopo quella conferenza stampa non gli stanno dando assolutamente ragione. Questo è un dato di fatto. Lo stesso Mastalli, lo stesso tra l'altro Silvestri, che è stato, tra l'altro sono andato qui a Siena, Silvestri, quindi poi mi riferisco anche a Mastalli, che è a Luca, alla Lucchese, quindi ci hanno guadagnato in questo momento. Tutto il rispetto di Avellino, che è una piazza straordinaria, certo, della Serie A. Però attualmente sì, diciamo, i disastri da parte del direttore sportivo, perché il direttore sportivo si deve assumere responsabilità, io voglio bene al direttore, però bisogna che il direttore si assuma. Sì, certo, ci sentiamo e ci stimiamo anche, però io le cose le dico anche in faccia, le dico in televisione. Per me ha sbagliato, certo, il mercato, ha sbagliato l'attaccante, perché questa squadra prende, è vero che non solo, subisce, però solo tre squadre hanno segnato meno, però con una difesa migliore. Sì, però la difesa, ripeto, possiamo anche dargli l'orchidea d'argento, però voglio dire l'attacco, mettendo, anche se bisogna dire che Trotta, che l'avevo detto, che aveva dei problemi, poi anche perché questa squadra, adesso gioco col 4-3-3, è stata costruita per un altro modulo, questo va detto, quindi lo stesso Tito che gioca a 4, Tito io lo immagino a 5, non a 4, quindi è chiaro che c'è un po' di confusione in questa squadra, questa è quindi responsabilità della dirigenza, ma anche del direttore sportivo, che comunque ha portato bravi giovani giocatori come Russo, come il difensore, Moretti, eccetera. Moretti. Però si deve assumere anche responsabilità, perché non ha portato in una piazza degna come Avellino un attaccante importante, un attaccante diciamo di alla Ivacqua, per intenderci. Sì. Allora, Salvatore sta disperatamente sperando che tu parli un po' di Pescara adesso. Parlo io. Il dispiacere c'è sempre, anche perché abbiamo, vuoi o non vuoi, abbiamo passato due anni stupendi. C'è il primo anno, poi semifinale playoff col Padova. Cioè, stavamo costruendo un progetto, però purtroppo vuoi le pressioni, vuoi non so cosa, purtroppo ognuno ha preso le sue decisioni dopo. Questo dispiace. Sì. Per non parlare poi di Forte e di Sbraga e di Scognami, che poi come di per incanto sono ritornati a giocare. Va bene in Coppa Italia, però comunque stanno in panchina. Sono convocati. Mentre con Taurino non ha avuto questa scelta, quindi un po' di uno. Però Luca, io adesso, giusto per chiudere, certo, quello che dici tu è vero. Però io prima ancora che al direttore sportivo le responsabilità le darei alla proprietà, sai perché? Perché nel momento in cui la proprietà fa una conferenza stampa del genere, e ne ha tutto il diritto di farla, mette di fronte il direttore sportivo a un lavoraccio, in uscita e in entrata. Quindi il direttore sportivo ha anche la facoltà di andare via. No, sono d'accordo. Però voglio dire, tutto nasce da quella presa di posizione della società. Annibale, vai. Allora, mi integro proprio. Vai. Chioso un attimo e poi mi faccio la domanda a Salvatore. Allora, io devo dire che il comportamento, ecco, in questo c'entra anche Salvatore, della società, secondo me è stato proprio di cattivo gusto, oltre che anche se dettato dalla rabbia, ma poi tra l'altro è stato un boomerang pericolosissimo e tale si è dimostrato, perché dire quello prima dei playoff, insomma, significa praticamente mettere la squadra già in condizione di dire vabbè, ce ne andiamo, che cosa giochiamo a fare. Però secondo me è stato un comportamento sbagliatissimo. Perché vuoi cambiare e va bene, ma io sfido chiunque a dire il contrario. Ma è mai possibile che i giocatori arrivati al punto in cui erano arrivati non avrebbero voluto centrare quel traguardo? Cioè una vetrina, sarebbe stata per loro una vetrina incredibilmente positiva. Quindi quel comportamento non mi è piaciuto e quindi condivido il disappunto di Salvatore, che ricordo con molto affetto, un ottimo calciatore che si è accasato in una grande squadra e adesso si arrabbierà il mio compagno di scrivania, perché lui è convinto che il Catanzaro vincerà per oltre 10 punti
di distanza dalla seconda questo campionato. Io già gli dico adesso, e lo dico a te, con la tua squadra che nelle ultime 5 partite ha fatto 10. Sì, ma devo registrare un po' di difesa. Fammi parlare, un po' la difesa è Pescara. Tu devi vedere le partite. Sì, Pescara, però la difesa del Pescara. Fallo terminare. Okay, fammi terminare, prego. Poi integri o contesti. Allora, io non ho messo. Non può trattare il Pescara, non ho mai messo in conto. Per me, Pescara è terzo. Va bene. Pescara è terzo in classifica. Il secondo sarà il Crotone meno 10 da Catanzaro. Questo sono. Adesso ci facciamo una scommessa, ci ascoltano tutti. Andiamo a mangiare a Pescara da Aloisio. Non ti preoccupare, andiamo a mangiare dove vuoi, tu ti porto a mangiare pure in Irpin. Allora, ultime 5 partite, 10 gol. Che partita c'è domenica? Che partita c'è? Pescara Catanzaro. Catanzaro si dice a Pescara. Quanti punti ha il Pescara e quanti punti ha il Catanzaro? Sì, sì. No, ma che sì. Ma che significa questo? Noi parliamo a fine campionato, io sto dicendo adesso, come fai a avere 10 punti adesso? No. Io guardo avanti, guardo a maggio, la classifica sarà il Catanzaro 10 punti in più rispetto io alle altre. Io non sapevo che in trasmissione avessimo il mago Merlino. Non è che è la mia considerazione che penso. In ogni caso, adesso tra l'altro, il Pescara può raggiungere il Catanzaro. Il signor discepolo, addirittura la Turris l'avevi messa tra le prime e disse: attenzione, non è così. Vogliamo sentire la domanda, prego. Per Aloy, vai. No, e allora questo ti volevo dire: il fatto di aver avuto, diciamo, una conclusione lavorativa non proprio edificante, insomma, che sicuramente non avrebbe fatto piacere a nessuno. Ed essersi accasato in una squadra che è subito diventata, diciamo, protagonista del campionato, perché assolutamente appartiene a quello, allo step più alto della, diciamo, della classifica, e quindi già di per sé è una grande squadra. Che cosa trasferisce ad un calciatore la sicurezza di militare in un club importante, dove i problemi ovviamente ci sono, per Luca sono... riguardano la difesa, vabbè, poi vedremo alla fine del campionato. Ecco, questo ti volevo dire. Che sicurezza, che stato d'animo c'è in una società, diciamo, blasonata come lo è anche l'Avellino, purtroppo non certo. Con i fatti in questo momento. Quindi ti chiedevo questo raffronto. No, ovviamente anche l'Avellino è una grande piazza, è una società blasonata. Sono felicissimo di essere venuto a Pescara, anche perché è un grande club, una grande società anche questa. Purtroppo, come giustamente non partivamo, magari nessuno si aspettava che il Pescara ad oggi fosse qui, però domenica c'è una partita molto importante di cartello che secondo me non sarà decisiva, anche perché... ancora ci sono altre partite per finire il girone d'andata, poi c'è tutto il girone di ritorno che è un campionato totalmente diverso, però è una partita molto importante da prendere con le pinze. Anche se siamo lì, il Catanzaro sta facendo un percorso importante, noi altrettanto siamo a meno 3 punti. Se non ci fosse stato qualche problemino saremmo noi davanti a loro. Purtroppo qualcosina c'è, va migliorata, e speriamo che col tempo la miglioreremo, magari per si augura di sorpassare il Catanzaro e vederci vittoriosi alla fine del campionato. Bocca al lupo. Salvatore, ti faccio salutare anche da Emanuele Danna. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. È un ragazzo che ho visto giocare diverse volte ad Avellino, mi è dispiaciuto quando te ne sei andato, perché secondo me tu incarnavi proprio l'Avellino in persona. Parlavo molto con Francesco Forte, il portiere, con Peppe Carriero. Te quando sei andato mi è veramente dispiaciuto, perché è un giocatore che ha fatto veramente bene. Non a caso ne stavo parlando proprio prima di venire qua, proprio di Salvatore, che da capitano non è stato trattato a modo. Poi lui si vede che ci è rimasto proprio male, si vede pure dall'espressione come parla, però l'Avellino ci è rimasto pure dentro. Sì. Però si sapeva che poteva fare ancora meglio con il Pescara, perché è andato in una società molto importante, come lo è l'Avellino, però Pescara... pure là hanno fatto calcio, calcio prestigioso. In bocca al lupo per domenica.
Grazie mille, grazie mille. Buonanotte. Sicuramente Luca non te lo farà questo augurio, però. No, adesso che. No, adesso che. No, adesso. Ma il Vicuto, anzi, fare pescare a me non è che mi entra niente in tasca. No, comunque ti porteremo fortuna, segnerai proprio tu domenica contro il Catanzaro, vedi? E poi mi chiamerai e dicevi ragione. Cioè, ma tu ti devi mettere d'accordo. Vito! Allora, si sta toccando, mi sa. Voglio dire, segnerà lui al 100%. Senti, perché noi portiamo fortuna a tutti noi. Non lo vediamo. Salvatore, giusto in un telegramma, mi dici anche qualcosa di quest'altra grande malata delle campane, la Turris, che avete affrontato lunedì? Io ho visto una buona Turris, poi conosco il mister Di Michele che ce l'ho avuto alla Lupa Roma, poi conosco tanti compagni, Sant'Agnello, Dovordò, Maniero, Leonetto, cioè, li conosco che abbiamo vissuto esperienze diverse e ho visto una grande Turris e se continua a giocare così, secondo me, e sale molto presto in classifica, cioè si posizionerà bene anche ai playoff, anche fase... perché hanno avuto tante occasioni, giustamente noi abbiamo tenuto botte e poi fortunatamente l'abbiamo spuntata. In fase di guarigione quindi la Turris? Sì, vedo una Turris propositiva, brillante, di salute. È una squadra che non molla, l'ha dimostrato fino alla fine, alla ricerca del pareggio, poi è nato quelle disattenzione proprio sul più bello, la Turris cercava proprio il pareggio, poi c'è stato il terzo gol che ha tagliato poi le gambe alla tutti in Angelo, ma hai visto come cambia subito parere? Minuti poco di recupero, poco fa diceva delle cose, no, della Turris. Ma che stai dicendo? Sto dicendo della classifica della Turris. No, a proposito dell'allenatore, forse si riferiva. No, l'allenatore, guarda, ecco. Sinceramente, io per quanto riguarda Di Michele non sono d'accordo. Punto. Di passare da Padalino a Di Michele, secondo me, un allenatore Di Michele non ha allenato mai, è allenato alla Lupa Roma, ha ricordato Salvatore, me lo ricorda alla Lupa Roma. E poi basta, c'è giovanile. Io credo che Salvatore, io penso sempre ad un allenatore. Ma è forico, penso sempre ad un allenatore, un certo Caneo. Ma su Caneo che sta facendo col fatto? Certo Caneo, ma che sta facendo Caneo? Un allenatore che faceva giocare la Turris in un altro modo. Ma come fa a giocare? Io credo, se hai giocatori di qualità, non ci vuole allenatore. Per chiuderla, io credo che i giocatori della Turris siano giocatori di grande qualità. Credo che però stiano pagando anche un po' di confusione, esatto, e disorientamento anche, tra tutti questi cambi in panchina. Canzi, Padalino, Di Michele, ognuno con le sue idee, Di Michele neofita. Un giocatore credo che sia un giocatore che è mezza squadra, un giocatore quando sta bene, un giocatore che fa innamorare quando tocca pallone. E per me quando sta bene Giannone è stato per due o tre elementi. Questa è una squadra. Ma li abbiamo visti l'anno scorso, i Leonetti, Sant'Agnello, c'è Maniero quest'anno. Non è merito del mister, ma è merito di una squadra perché è una squadra di qualità. Quindi io sinceramente questo mister se non va il problema è a monte perché con Padalino stavano trovando un assetto, una fisionomia che poi hanno smarrito. Ecco. Va bene, Salvatore, scusaci per le intemperanze qui naturalmente. No, un piacere, anzi mi sono svariato 10 minuti. Chiamaci più spesso. Ciao Salvatore, in bocca al lupo per tutto. Ciao. Grazie mille, buona serata e buon proseguimento. Grazie all'ufficio stampa del Pescara. Ciao. Noi andiamo in pubblicità dicendovi che ai mondiali, perché ci sono anche i mondiali, non lo dimentichiamo. Il Belgio avanti 1-0 contro il Canada, soffrendo e non poco, soprattutto nel primo tempo, 1-0 al 74esimo minuto. In precedenza del pomeriggio la Spagna ne aveva rifilati 7 al Costa Rica, 7-0. Il Giappone aveva battuto la Germania, altro risultato clamoroso dopo la sconfitta dell'Argentina con l'Arabia Saudita. E un altro risultato abbastanza... a sorpresa, la Croazia, che è finalista uscente ai mondiali, ha pareggiato 0-0 col Marocco. Marocco è una buona squadra, però comunque dalla Croazia, finalista uscente, ci si deve aspettare qualcosa in più. A tra poco con Focus Serie C. Rieccoci in studio, allora continuiamo a parlare un po' di Avellino, poi avremo Luca Pandolfi, altro collegamento Skype, attaccante della Juve Stabia, Annibale, Luca, Emanuele, partiamo da Annibale, può essere anche, ne parlavamo un po' adesso fuori onda, una questione di modulo, cioè provare adesso magari a coprirsi un po' di più, a cercare il punto in determinate partite più complicate, più difficili,
Che dite? Non so, può essere anche questo? Io devo dire, io la penso come te, insomma, prima ne parlavamo a microfoni spenti, insomma, io questo modulo, francamente, non è che non lo condivido, ma non lo vedo consono agli interpreti. Io giocherei più a tre dietro, un 3-5-2. Dove praticamente gli esterni possono tornare. È il vestito che è calzante, giusto? Esattamente. Cioè... Ne gioverebbe di più anche Trotta. Certo. Certe volte. E non può giocare esterno, perché lui è un più centrale. Quindi lo svilisci anche in questo. Però, anche Tito a 4, a 5 sarebbe meglio. Ecco, Tito è un altro caso. Un ottimo giocatore, io ricordo, ricordiamo tutti, i cross chirurgici che faceva l'anno scorso. Bravo. E adesso... Soprattutto due anni fa i playoff, ricordo, grandi partite di per Tito. Per i cross di Tito c'è bisogno di un giocatore come un lungagnone, come Emanuele. Uno alto che sfrutti i cross, chiaramente. Il trotto non è basso. Ma non è, però sta giocando centrale, poi Canutè che fa il finto 9 certe volte, che secondo me invece quando gioca sulla fascia, insomma, è un po' anarchico questo Canutè, sì. Un po'... un altro che a me piace moltissimo, però non lo si riesce poi c'è a questo vedere. Murano che va un po' a corrente alternata, aveva fatto un gran gol, un gol col Catanzaro in Coppa, sì, poi Murano, secondo me ha problemi, voglio dire, di ritrovarsi. No, Murano è su Annari, i calciatori non insegna sotto gli attaccanti, vivono di annate, purtroppo poi a una certa età passano gli anni. Per esempio, anche io, per esempio, ho visto la Turris, ho visto Tocordò, io ho un bel ricordo di Tocordò, ma è la fotocopia, la brutta copia di Tocordò che conoscevo due anni fa. È chiaro, ogni anno un calciatore passano, fanno più fatica. Tocordò purtroppo fa fatica a Torre del Greco, bisogna dire la verità. Sicuramente è un giocatore straordinario, però in questo momento non lo vedo, come sia anche così anche lo stesso Murano che purtroppo deve il calciatore sotto gli attaccanti sono come un ruolo delicato, come il portiere, no? Ha bisogno della fiducia da parte della società, ha bisogno della fiducia da parte, ricordiamo, non c'era inizialmente la fiducia su Murano, sì, se ricordate bene. Per cui hanno bisogno di fiducia, la fiducia dell'intero ambiente, altrimenti poi è chiaro che il calciatore rende sempre... Ma poi ci sono dei giocatori, ecco, lungi da me voler dire cose che non penso, però magari come Tito, come lo stesso Canutè, che sono stati sempre un po' in lista di sbarco ad inizio stagione. Murano esattamente, anche quello. Magari anche Murano, sono naturalmente dei grandi professionisti, però ecco, forse... non sono motivati al massimo, non sono rifiutati, non so, che dici Emanuele? Che dici? Tito doveva andare via, mi ricordo. Può esserci anche questo problema per qualcuno più ambientale, probabilmente. Non lo so, tu come la pensi? I numeri dicono che non si è proprio ambientato questo ragazzo, perché è arrivato che doveva fare la differenza. Veniva da una società... Murano, dici? Sì, Murano, stiamo parlando di Murano, penso. Sì. Perugia, una società... importante come il Perugia, Serie B, è arrivata da Avellino. Faceva anche gol in Perugia. Faceva anche gol in B. Ci sono tanti fattori che devono anche coesistere. Sta facendo fatica, ma non è l'unico. No, il problema è... Ma poi vedevamo prima le immagini della partita col Picerno. Scusami, Avellino era andato in vantaggio anche un po' immeritatamente, perché io credo che più o meno dall'inizio alla fine la partita l'abbia fatta il Picerno, magari senza creare granché, se non nel finale. Però la partita è equilibrata, piuttosto bloccata, con qualche occasione per il Picerno. Ragazzi, però al di là, torniamo in Coppa Italia, no? La sconfitta in Coppa Italia dell'Avellino. Cioè, allora, il mister ha sottinteso nella conferenza stampa che questa squadra manca di personalità, non ha personalità, dove l'ho capito che questa squadra non ha personalità, durante l'esecuzione dei calci rigori, cioè, dove erano gli altri, perché erano che 5, alcune 3 che non erano rigoristi, dove erano i rigoristi di questa squadra, il Canutè della situazione, è chiaro, quando mi si dice vuoi tirare il calcio, faccio l'esempio di Riccardo Canutè per dire X, Y, Z, vuoi tirare, ti senti tirare il calcio rigore, tu devi dire sì. No, Tito va elogiato per questo, non è un rigorista, però ha detto io chiaramente non posso tirarmi indietro, e anche questo, tu che vivi lo spogliatoio, secondo me è un aspetto da non trascurare, è una domanda che ti chiedo, ti faccio. No, vabbè, ma sull'aspetto dei rigori, là chi se la sente quello tira. E chi si dà dire di fuori, come lo possiamo interpretare? Scusa, che ha paura? No, ha paura, dopo 120 minuti può darsi pure che qualcuno ha giocato in settimana, è una stanchezza. Sì. Ma noi ci ricordiamo che l'Italia ha vinto gli europei
hanno fatto tirare il ragazzino. Sì, mi ricordo. Allora, questo è un altro aspetto. Vabbè, giustamente là ci sono anche. Ho detto io che non deve dire fare un esempio. No, 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 un esempio che se dicesse sì. Fuori di dubbio che Rastelli abbia adesso chiaro il polso della situazione. Come, no, perché nella conferenza stampa alla vigilia del Picerno, quella dichiarazione, per quanto forte, non era campata in aria, era ponderata. Quando lui dice questo è uno scontro salvezza. Magari è una dichiarazione che non piace alla piazza, ma è una squadra, dichiarazione realista. Sì, responsabilizzarla, ma fino a un certo punto, perché la classifica parla chiaro adesso. Sì, ma non ci vede, non credo che lui l'abbia intesa. No, in questo momento ha detto, in queste condizioni. No, però ha detto in questo momento guardiamo in faccia la realtà e parliamo di scontro salvezza. E questo deve essere il nostro obiettivo, partita per partita. Assolutamente. Almeno per ora, come ho già detto prima. Allora, andiamo a sentire. Se c'è il. No, eccolo qui, lo vedo subito. Ciao Luca Pandolfi. Buonasera, buonasera. Attaccante della Juve Stabia. Ciao Luca. Buonasera, buonasera. Allora, so che hai gente a casa, quindi ti rubiamo una decina di minuti, va bene? Va bene. C'è il comunicato di Juve Stabia. Dopo leggiamo il comunicato della Juve Stabia, ti faccio interloquire subito con Luca Esposito. Allora, noi ci siamo visti a Avellino, quindi la vittoria contro il Giuliano, se ti ricordi. E dissi che tu eri un giocatore, ricordo ti intervistai proprio quando eri al Torre del Greco, la Turris, che era uno dei, diciamo, dei gioielli di quella squadra, quindi con Canè allenatore, segnavi davvero tanti gol, ecco. Poi la Chiarello col Brescia, sei andato a Cosenza, poi il tuo trasferimento a Castellammare di Stabia. Tu sei un giocatore davvero molto forte, vedi, se non segni fai segnare, ho visto i tuoi assist, ecco, ti manca tanto il gol, no? Manca il gol a Pandolfi. Perché tu sai benissimo gli attaccanti vivono di gol, vivono comunque al di là dei tre punti, del morale della squadra, eccetera eccetera. Però la domanda che ti voglio fare, Luca, è un campionato difficile questo, no? Un campionato davvero complicato questo, girone C. Ecco, la Juve Stabia alterna risultati positivi a risultati negativi, quindi nelle ultime tre partite avete raccolto comunque 7 punti, se non erro, quindi abbastanza bene. Ecco, secondo te cosa manca a questa Juve Stabia per essere davvero una squadra che può dare fastidio alle tre che sono lì sopra? Non dico di vincere direttamente, però di essere la mina vagante del campionato, cosa che invece la palma della migliore in questo momento è del Giuliano, una squadra che comunque gregaria, che sta facendo comunque un po' sorprendere un po' tutti. Sì, come ho detto nelle altre interviste, il Giuliano, come la Gelbison, mi ha sorpreso tanto. Alla Juve Stabia sta mancando proprio questo, cioè diciamo l'attacco. Sta mancando ultimamente la concretezza degli attaccanti, soprattutto i miei gol, quello sta mancando. Perché se avessimo fatto 6-7 gol in più, ad oggi avremo, non dico 4-5 punti, però 3-4 punti in più li avremo sicuramente. Quindi la risposta appieno alla mia domanda era questa, non ho voluto diciamo additarti queste responsabilità perché non era giusto, però tu sei un giocatore che, te l'ho detto, se sta bene, al di là anche se non segni fai segnare, però se riesci a ritrovare anche quella, diciamo, quella continuità nella realizzativa, secondo me ne beneficia un po' tutto l'ambiente. Sì, ma tra l'altro quando Luca qui spesso dice, Luca Esposito, dice questa Juve Stabia non segna, gli serve un attaccante. Qualcuno dice, beh, ma c'ha Luca Pandolfi che quando si sbloccherà, perché si sbloccherà, è un valore aggiunto, certo. È una grande risorsa, no sì. Luca? Questo è quello che pensiamo di te, immagino tu sia pronto insomma per sbloccarti un po'. Sì, mi sta mancando tantissimo il gol, è vero. No, io più che altro mi auguro di aiutare sempre la squadra e i compagni, come ho fatto nelle ultime partite. Poi chi arriva il gol o meno, cioè all'attaccante fa sempre piacere fare gol perché vive di quello, però credo che i tre punti siano più importanti delle gioie personali. Sentiamo Annibale. Ciao, no, volevo chiederti, insomma, nelle ultime 5 gare, insomma, mi associo alla tua considerazione, insomma, che mancano i gol, nelle ultime 5 gare praticamente avete fatto soltanto 3 gol, sì. Con Juve, col Francavilla 2 gol, no? E poi con
con la col Pescara che purtroppo avete perso un gol. Quindi tre però gol. C'è anche la vittoria col Giuliano ad Avellino. Sì, eh? Sì. Nelle ultime, nelle ultime 13. Nelle ultime tre. Però ti volevo chiedere, siete una squadra che... Però c'è stata una torretta da Giuliano. Sì, non è stata attaccata. Sì. In sostanza siete nei piani altissimi della classifica. Insomma, dopo le tre sorelle, chiamiamole così, e dopo la rivelazione Giuliano, ci siete voi. Sicuramente una squadra più solida, più navigata, insomma, più squadra sotto tutti i punti di vista. Però c'è questa nota dolente dei pochi gol. E questo ti volevo chiedere, siete là sopra così in alto, però... appena 12 gol, cioè che cosa manca? Cioè un attaccante, io ti capisco benissimo, condivido, un attaccante quando non fa gol, insomma, non sta bene, però voglio dire, l'attaccante mica si può inventare i gol da soli, cioè, ci deve essere qualcosa, qualcuno che lo supporta, quindi magari c'è qualche problema, c'è qualche intesa, qualche meccanismo che non funziona ancora bene, non è oleato al punto giusto, perché mi sembra strano, ripeto, quinti dietro il Giuliano, eppure solo con 12 gol rispetto a 34. Difesa? Sì. La difesa prende la difesa con la, è appunto, no? La difesa la prende con la Castellammare, no? Però purtroppo sa qual è il concetto, che ma non nelle ultime partite, sì, però sì, ne ha preso uno nelle ultime quattro, questa squadra secondo due. Me io non capisco, l'unica notazione che potrei fare è che non è strano che non gioca un giocatore come Altobelli a centrocampo. Sentiamo un attimo Luca. Nelle cose negative dei gol, che sono pochi, c'è una, diciamo, una nota positiva, perché nonostante noi attaccanti stiamo facendo fatica a realizzare, siamo sempre in corsa per il quarto posto, per puntare a una buona classifica. Certo. E mi auguro che quando ci sbloccheremo, quindi arriveranno, diciamo, delle soddisfazioni in più, quello mi auguro. No, no, ma è vero, lo dicevo. Anche se l'ha detto, però Luca, con la sincerità che mi contraddistingue, lo sapete, chi mi conosce, però è vero, quarto posto, se erano arrivate al quarto posto, sono quelle tre squadre, cioè, voglio dire, quarto posto è il minimo sindacale di questa squadra, voglio dire, non credo che avete fatto poi chissà che cosa, è una regione C scadente quest'anno. Considera che Foggia e Avellino stanno in ritardo, però. Tranne le tre in classifica, è un girone secondo me livellato verso il basso e c'è una mediocrità che impera. Però non ci dimentichiamo che il Palermo dell'anno scorso era decimo a metà del girone. Sempre il Palermo dell'anno scorso. Sì, sono d'accordo. Non ci accavalliamo, fallo terminare. Però no, non diciamo sempre il fatto del Palermo, perché Palermo sì, capitano, che si ripeterà ogni anno. Bisogna guardare quella realtà, perché l'anno scorso nessuno avrebbe scommesso sul Palermo. È vero. Ed è arrivato in Serie B, nonostante ha fatto una partenza, diciamo, più o meno come la nostra, stava tra il settimo e l'ottavo posto. Poi lasciamo stare che Brunori da dicembre in poi si è rivelato un giocatore di categoria superiore, ha segnato tutte le partite. Magari uno di noi facesse quelle cose là, è normale che dopo la squadra ne beneficia e fa il salto di categoria. Questo ci auguriamo noi attaccanti, o chi sia un centrocampista che può fare 10-12 gol e darci quella svolta. Magari lo fai proprio tu, no? Me lo auguro. Senti, intanto a Latina comunque un buon punto, dicevamo, un punto di continuità. Tra l'altro avete giocato buona parte della partita, mi sembra tutto il secondo tempo. 50 minuti in 10 uomini, esatto. Abbiamo continuato a mantenere la striscia di risultati positivi, quella è la cosa giusta. È vero, e intanto per domenica contro il Potenza la società ha lanciato questa iniziativa, vado a leggere, ci saranno alcune associazioni del territorio che avranno accesso gratuito all'impianto di via Cosenza, arricchendo le gradinate delle tribune. Il presidente Langella ha voluto fortemente che lo stadio Romeo Menti potesse ospitare tanti giovani, con l'intento di sentire la loro voce, tifando per quei colori che sono entrati anche nei loro cuori, superando ogni barriera. È così che insieme al socio Giuseppe Langella e all'amministratore Polcino nasce l'idea della giornata insieme a voi. Praticamente la società ha premuto affinché il Menti, Luca, disponesse di uno strumento
atto all'accesso all'impianto per tutti i tifosi, anche con problemi motori, nessuno escluso. Poi sul sito della Juve Stabia c'è tutto l'elenco delle associazioni che saranno con i loro ragazzi allo stadio. La società, l'ufficio stampa, per queste sono iniziative che fanno bene al calcio. Questo che è il motore trainante di questo sport che fa andare avanti, perché sono, quando vengono queste piacevoli iniziative, sì, sono sempre comunque da applaudire. Che guardano al sociale. Ti faccio salutare anche da Emanuele Danna, Luca. Ciao Emanuele, buonasera. Ciao, buonasera. Vabbè, è un giocatore che conosciamo tutti, a me piace perché è un attaccante moderno. Cura anche la fase difensiva, perché se subite poco, perché voi attaccanti correte molto. No, il mister su questo è molto esigente. Molto esigente. Ci dice spesso di guardare, diciamo, gli attaccanti del Napoli che si sacrificano molto. Moltissimo. Guardiamo molto quell'aspetto là. E lui è uno che ci tiene su questa cosa. È chiaro, però scusami, un giocatore che va avanti e indietro, poi ne perde un po'. No, avanti e indietro, ma lui è uno... Ed incula spesso, l'ho visto anche io, però poi una sua... Allenandoti prendi, diciamo, l'abitudine, dai, ti abitui. È vero, all'inizio è un po' dura, perché arrivi sempre un po' meno lucido in fase di realizzare, quando devi realizzare. Questo dicevo. Però è uno che si sacrifica moltissimo, ma già pure in passato è uno molto generoso. I gol arriveranno. L'unico consiglio che ti posso dare è riguardati i gol che hai fatto, perché sei un ottimo ragazzo, un ottimo giocatore. Quello ti dà fiducia, però stanno facendo un ottimo campionato. Sì, manca qualche gol, però tutto sommato è meritato il quarto posto. Infatti. A proposito di Napoli e di gol che avresti potuto fare, ma che gol volevi fare in quell'amichevole ad agosto, a settembre, adesso non ricordo, adesso al San Paolo? Vederlo, Volevi emulare Maradona con quel pallonetto da tre quarti campo? Mi sono fatto prendere un po' dalla situazione, avevo visto Sirigu, avevo già provato in passato quei gesti e avevo provato a sorprenderlo dalla distanza. Purtroppo giocatore esperto e non ci sono riuscito, però rimane il bel gesto. Ci sei andato molto vicino. E infatti la domanda ultima, vai, l'ultima, voglio, dai, fare a Luca, ecco, il messaggio che vuoi dare ai tifosi della Juve Stabia, no? Perché è anche lì Castellammare, è una bella cittadina che segue la squadra con passionalità, ci tiene, quindi si vede, scandano per 90 minuti. Ecco, un messaggio di tu che sei uno dei rappresentanti, perché i tifosi si aspettano tanto da Luca Giannone e da Luca Pandolfi, perdono. No, i tifosi, come diciamo sempre, gli dimostriamo, noi gli diamo sempre tutto in campo. Loro sono molto contento, anzi, e li apprezzo molto, che ci seguono sempre in tanti anche fuori casa e tifano dal primo all'ultimo minuto, e questo per noi è un motivo di orgoglio che ci dà molta forza in campo. Va bene, grazie Luca. Ciao. Grazie Luca. Grazie mille a voi e buona serata. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Mille. Grazie. Ciao. E grazie all'ufficio stampa naturalmente della Juve Stabia. A proposito delle partite della Juve Stabia, ma anche del Giuliano, andiamo un po' con i primi contributi, ci riserviamo per la fine la Turris. Sentiamo invece adesso su Latina Juve Stabia Colucci e Altobelli, te lo sei chiamato perché ha giocato a Latina, e poi sentiamo anche di Napoli e il Giuliano delle meraviglie, vittorioso 2-1 contro il Monopoli. I ragazzi sono stati bravi ad adattarsi, abbiamo per 20 minuti del secondo tempo abbiamo tenuto 4-3-2, poi ho cambiato, abbiamo fatto quasi un 3-4-2 con D'Agostino e Pandolfi, poi erano un po' in difficoltà e ho deciso di rinforzare il centrocampo mettendoci 5-3-1 e chiedendo a Mignanelli e Scaccabarozzi comunque di allungare quando avevamo la palla. Sono stati bravi ragazzi, non era facile giocare per 50 minuti con un uomo in meno, però mi va fatto un plauso perché hanno tenuto sempre bene il campo e siamo andati poche volte in difficoltà. Ma io credo che è stata fatta una buona partita e nel primo tempo, fin quando eravamo in parità numerica, abbiamo battuto colpo sul colpo, e poi logicamente, come hai detto tu, rimanendo in inferiorità per 45 minuti sapevamo che c'era da soffrire, ce lo siamo detti, però ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto proviamo a portare almeno un punto a casa, proviamo a non subire gol, e credo che l'abbiamo fatto bene concedendo poco e niente nonostante l'inferiorità numerica. Innanzitutto è stata una vittoria di gruppo, di squadra, di staff, di voluta
da tutto l'ambiente. Quindi i complimenti vanno da chi lavora su dietro le quinte, per finire ai calciatori che sono stati anche oggi bravi a interpretare la gara e vince una gara molto importante, una gara che temevo molto, perché al di là del blasone, della buona squadra che è il Monopoli, venivamo da una vittoria ad Avellino e abbiamo dato continuità. Quindi complimenti a tutto l'ambiente Giuliano Calcio. Già sto pensando alla partita dell'Andria. Il nostro obiettivo si sta avvicinando, cerchiamo di farlo avvicinare il prima possibile e poi una volta che raggiungiamo l'obiettivo, che quello che mi è stato chiesto dalla società, possiamo ragionare su altre cose. Continua giustamente a volare basso mister di Napoli, ma spendiamone Luca due parole per questo Giuliano. Dopo 14 giornate, tra l'altro vissute senza l'impianto casalingo, sempre sobbarcandosi la trasferta ad Avellino, questa squadra sta sì è vero, però è un handicap non avere, è un handicap non avere lo stadio di casa. Questa squadra, solo elogi per questa squadra. Chi lo può dire, ragazzi? Non abbiamo la controprova, nel senso che il Giuliano, sì, è vero che gioca fuori casa sempre, però sai, in casa, stadio piccolo, sai, possono, quando si perde una partita può sembrare più. Quindi diciamo che non vorrei mettere lo stadio, ecco, lasciamo stare lo stadio, perché poi è dispendioso solo per i tifosi che devono andare ad Avellino, perché ormai la squadra gioca su quel campo, quindi ha imparato, cioè gioca, conosce il rettangolo di gioco. Quindi tu credi che ritornando voi nel suo stadio possa secondo me scattare... Però magari si è dovuto abituare al sintetico. Ho capito, però si è abituato, sì. Sta tenendo un risultato. Adesso quando tornerà, ma non credo, io vi dico che Giuliano si riprenderà il prossimo anno, non è come là ci sono altre Agropoli, la Gelbison. È come la Gelbison che torna al Landolfi, se mi sembra il Guariglia di Agropoli. E quindi andrà lì a giocare. E qui invece i complimenti sono tutti del mister di Napoli, che con una squadra diciamo mediocre, possiamo dirlo che è mediocre la squadra, fatta eccezione di Nocciolini, Piovaccari, poi una squadra di lo scorso anno del rimasto De Rosa che era in Serie D, altri giocatori, però, giovani interessanti che il mister ha saputo comunque valorizzare, adesso attivi i risultati. Io ieri l'ho sentito il mister e chiudo, ha detto il mister: ho avuto la bravura di allenare un gruppo capace, che mi ascolta, e questo è che mettono in campo l'agonismo e la voglia. È questo lo tra l'altro è una squadra in cui segnano tanto anche i centrocampisti, se non Gladstone segna Felipe, insomma è una squadra che si sa dividere anche il fatturato dei gol, no? Credo, al mister. Io credo che prima della fine del girone di ritorno ci sarà la prova del fuoco per il Giuliano, cioè veramente si vedrà di che stoffa è fatto, perché a parte la partita con l'Andria la prossima, poi dovrà giocare Catanzaro, a casa del Catanzaro, poi accoglierà il Foggia, poi giocherà a Potenza e poi addirittura affronterà il Crotone in casa, quindi sono quattro, secondo me, big match per vedere. Però è chiaro che la cifra di questa squadra. Cinque partite al giro di boa, però se tu riesci a fare altri 4-5 punti di stazione 27-28 punti di giro d'andata sono tanti, tanta roba. Poi li puoi, è come si suol dire, metti fieno in cascina per il girone di ritorno, perché poi fra 10 punti voglio dire. E come no? Si possono fare tranquillamente. Va bene, andiamo in pubblicità. È finita Belgio-Canada, ha vinto il Belgio 1-0. L'ex, non lo so. Belgio, l'ho detto prima, segui la Salernitana. Ah, Batshuayi. Esatto, segnato Batshuayi. Allora, andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco con Focus C. Allora, rieccoci, ultima parte. In questa ultima parte spazio anche, se volete, ai vostri interventi con un numero verde, 800-919-002, gratuito naturalmente, il numero per SMS e WhatsApp, eccolo qui in sovraimpressione. WhatsApp paga Annibale. Intanto, volevo dire che si avvicina anche il giorno del Galà del Calcio, Luca, l'Italian Sport Awards, un appuntamento ormai consolidato. Vuoi spoilerare, non ti dico niente. Non ti dico niente. Volevo da te solo la data. È giusto qualche nome? No. No, perché ci sarà una conferenza stampa tre giorni prima, quindi... Va bene, dai, va bene. Sbagliate. Però sempre una grande panoramica dall'A alla C. Sì, dalla C. Avremo qua poi il 7, mercoledì, il presidente degli Transport Awards
presente nei nostri studi. Sì, sicuramente undicesima edizione, tanto calcio dalla Serie A alla Serie C, tanti premiati, davvero un evento. Lo faremo, ci terrà il 19 appunto, dicembre al Teatro Agusteo di Salerno. È un evento che 8 Channel seguirà naturalmente con grande attenzione. La Turris, intanto allestiamo il collegamento con Ermanno Fumagalli, portiere della Viterbese. La Turris, Annibale, questa Turris davvero non riesce a ritrovarsi. Lo dicevamo prima, c'è confusione secondo me, c'è disorientamento. Settimana aveva provato a scaldare un po' gli animi il presidente Colantonio con quel messaggio. La prestazione contro il Pescara, se vogliamo, c'è stata. Abbiamo sentito anche Aloy, che è una squadra in via di guarigione. Lo speriamo, perché davvero ha una qualità importante questa squadra. Sì, assolutamente. Io devo dire che immaginavo ad inizio di stagione che avrebbe sicuramente potuto allocare in classifica, in posizioni diverse in classifica, però ecco, è una squadra un po', come dire, enigmatica, mentre la Juve Stabia è una squadra più come dire, più quadrata, è più continua, continua. Sì, è vero. La Turris, anche se secondo più me più estemporanea, esattamente, è un po' più artista, diciamo. Perciò ti piace. perciò mi piace, però non mi piace come una volta, perché manca, come dire, il motore, la mente, l'imprimatur, esattamente, l'imprimatur, quella cifra che l'allenatore di prima era riuscito a darle, non perché poi Padalino non avesse fatto bene, però secondo me, però tutto rispetto, Caneo, bel gioco, tutto quello che dici tu, sì, però comunque alla fine, però la resa, Luca, la resa l'anno scorso era superiore, la resa della squadra, la resa della squadra con l'organico più o meno uguale. Tu sei mai enfatizzato il suo Caneo, perdonami. Allora, l'anno di Fabiani, fu esonerato, venne Caneo, portò la Turis, vinsero, fece quel filotto di partite, 7-8, poi ritorno, fece manco più un punto e non andate nei playoff. Secondo anno, grande squadra, Ghirelli, bel gioco, perché fece, è vero, poi Gasperini, comunque sappiamo fa giocare le squadre. Comunque, sicuramente bel gioco da parte della Turris, però in sostanza su una partita, prima la partita di Coppa Italia, eliminata al Foggia, dei playoff. Fuori. Però ripeto, l'anno scorso andava meglio, però quest'anno la cosa che mi sorprende, ecco perché mi sarei aspettato molto di più, come diceva Annibale, da questa squadra, perché comunque ha Leonetti a doppia cifra lo scorso anno, Santaniello in doppia cifra, l'altro giocatore Leonetti in doppia cifra, ecco, Giannone in doppia cifra, Maniero in doppia cifra. Maniero i suoi 5-6 gol li ha fatti finora, però no, io dico anche quest'anno. Sì, Maniero, tra l'altro, non so per quale motivo è partito dalla panchina contro il Pescara, poi è stato messo nella mischia, anche se poi ha sprecato un gol a tuo per tu con il portiere del Pescara, però ripeto, è, come ha detto Aloy, una squadra in ripresa. Allora, prima di andare da Ermanno Fumagalli, dedichiamo un minuto al nostro amico Sabino. Ciao Sabino. Eccomi con ritardo ma presente. Vai. Allora, dunque, cominciamo con un piccolo fatto storico. Visto che si parla ogni tanto il latino da voi, io dico questo, che tutte le società dell'Avellino, quelle del passato, non quella proprio che andò in Serie A, le altre che sono venute dopo, hanno avuto, secondo me, una parentela, anche quest'ultima, con la famiglia Barberini dei Romani nel 1600, perché è partorito un bellissimo motto, un bellissimo modo di dire, che è questo: quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. Quello che non hanno fatto i barbari l'hanno fatto i Barberini. E non lo dovevi tradurre, lo doveva tradurre Luca Esposito. Perché è stata fatta questa dichiarazione? Lo saprà il signor Luca Esposito? Non ho capito più la domanda. Quello che non hanno fatto i barbari l'hanno fatto i Barberini. Barberini Rattazzi, se esatto. No, più preciso. Allora, venendo un attimo al campo, Sabino, così più prosaicamente, vai. Più prosaicamente
Io me la prendo a prendere, ma me la prendo e continuo a prendere con la stampa generale. Non si può andare a coprire qualcosa che non esiste, non c'è. Questa squadra non c'è. E quello che mi fa arrabbiare è quando io sento dire anche da gente che è nel calcio, la quale dice sì, va bene, noi poi aspetteremo a gennaio poi. Se si aspetta a gennaio, questa squadra retrocederà già ai primi di gennaio. E dico attenzione a Vezzolino Capuano, perché verrà con il dente avvelenato. Esatto. Proprio domenica ad Avellino. Esatto, va bene, grazie Sabino, grazie, prego. Ciao. Ma io ciao, ciao. Allora, non ti preoccupare Luca, poi ci torniamo la prossima volta. Dopo. No, non ho capito Barberini, che cosa è sto Barberini? Era una citazione. Era una citazione. Ah, non ho capito. Ma i barberi hanno mi fai salutare. Barberini, io i Barberini conosco solamente la casata nobile, quella è quella. Allora mi fai salutare Ermanno Fumagalli, qui siamo in una gabbia di matti, Ermanno. Che c'è il Barberini? Qui siamo in una gabbia di matti e su tutti c'è Luca Esposito. E vado, tu è il numero uno. È il numero uno. Allora torniamo un attimo seri. Senti Ermanno, l'Avellino, poi dopo parliamo anche della Viterbese. Tu che conosci Massimo Rastelli, quando il mister alla vigilia del Picerno ha detto questo è uno scontro salvezza, secondo te voleva essere più una amara constatazione, una provocazione, una presa di coscienza che la mentalità deve cambiare? Secondo te cosa c'era dietro quella dichiarazione del mister forte ma realistica in questo momento? Secondo me il mister voleva far capire alla squadra che il campionato che magari si era programmato a inizio anno ora è un po' cambiato, perché comunque l'Avellino era partito per fare un altro campionato, poi si trova in una classifica che ora è inutile pensare ai playoff, ora bisogna uscire dalla classifica calda e poi pensare partita dopo partita. Ora l'Avellino, dico una stupidaggine, è un po' il pensiero nostro, noi abbiamo ogni partita, per noi deve essere una finale. Esatto. Poi fra 5, 6, 7 giornate vediamo la classifica cosa ci dirà e dove cosa potremmo fare e cosa dobbiamo fare. Sì, Luca Esposito. No, leggevo il commento di un tifoso che poi ti mettono anche, ti scrivono anche su in privato, su Messenger del Giuliano, che dice non capisci niente perché il Giuliano non è una squadra mediocre, mediocre siete come giornalista, sì, può essere, anche essere mediocre come giornalista, però voglio dire la squadra del Giuliano, l'ha detto anche il direttore sportivo, è una squadra comunque gregare, una squadra mediocre, nel senso non ha i grossi nomi, non si può paragonare alle squadre blasonate di questo, all'Avellino, non si può paragonare al Foggia, non si può parlare al Monopoli, è una squadra che sta facendo bene grazie alla bravura del direttore sportivo, dello staff tecnico e della presidenza. Punto. Quindi, era giusto. Tifoso, chiaramente dobbiamo rispondere. Per Ermanno, niente, Ermanno per me è un grande portiere perché l'ha dimostrato, quindi è inutile, ha girato città e in città, quindi dopo, lasciato comunque... Ermanno dopo forte però, te lo voglio dire. No. però, ma quello è cattivo questo. Però... Però io a Avellino ho vinto campionato e Supercoppa, Allora voglio dire, io non ho detto niente. Allora, ecco, che cosa sta succedendo invece a Viterbo? Viterbo dove vi siete, dopo l'esonero, so che è andato via anche il direttore sportivo Fernandez in settimana, ci sono un po' delle situazioni, so che Fernandez voleva portare l'allenatore, poi invece la società ha puntato su Pesoli. Voi squadra come, chiaramente avete deciso cosa? Di accettare questo allenatore che era un allenatore in seconda, primavera, Beretti, sì. Mi sembra allenava. Ma Pesoli, no, l'ex Siena, giusto? Giocava nel Siena, era calciatore, giusto Pesoli? Sì, esatto. E quindi sbagliato dire che la squadra, diciamo, andava contro il direttore perché voleva Pesoli. Voi avete accettato quella che la società vi ha detto, in sostanza, giusto? Noi abbiamo accettato la decisione della società, perché comunque noi siamo dipendenti della società. La società fa una scelta e noi dobbiamo solo seguire questa linea della società.
Posso dirti che Pesoli per questa settimana e inizio questa settimana si è dimostrato innanzitutto un grande uomo e un grande tecnico che vuole arrivare. Dispiace tantissimo per il direttore, perché comunque l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di straordinario, perché è arrivato lui che eravamo ultimi in classifica, abbiamo fatto un giro di ritorno, abbiamo fatto 26 punti, ci siamo salvati dove tutti ci davano per spacciati, e mi dispiace che sia andato via, perché comunque prima di essere un grande direttore era un grande uomo, era sempre presente. Solo che nel calcio si sa, le divergenze ci possono essere. A noi dispiace tantissimo, però il calcio va avanti e noi abbiamo un obiettivo, che è quello di uscire da questa zona e diciamo toglierci qualche sassolino dalla scarpa, perché da come eravamo partiti, che dovevamo fare un campionato tranquillo, ci siamo incastrati in un campionato che come ho detto prima devi vivere la partita come se fosse una finale, poi trarre tra 7-8 partite il punto della situazione. A noi dispiace, perché comunque il presidente è uno che ci tiene tanto, è il nostro primo tifoso, non ci fa mancare nulla, e noi vogliamo ripagare sul campo tutti i sacrifici che sta facendo. Annibale. Ciao Ermanno, ciao. Senti, in sostanza mi hai forse anche un po' anticipato la domanda, ma allo stesso tempo mi ha fatto un assist quando parlavi di quel miracolo che avete fatto l'anno scorso, 26 punti. Allora io ti avrei chiesto che si prova a stare laggiù, siete ultimi, Cenerentola insieme al Messina e insieme all'Andria, però siete a qualche punticino, diciamo sotto l'Avellino. Ti volevo chiedere proprio questo. Prima del giro di boa avete 5 partite molto molto importanti, con squadre importanti che stanno molto più sopra di voi, ovviamente. Il Cerignola, l'ottima Gelbison e il Monterosi, la Turris e il Francavilla. Ecco, il fatto di stare lassù, il fatto di essere comunque abituati, rodati, e tu ne parlavi per l'esperienza dello scorso anno, a superare, diciamo, gli ostacoli, e soprattutto adesso con questo tra virgolette nuovo allenatore, insomma, che cosa vi dite, che cosa vi siete detti e che cosa vi direte alla vigilia di queste 5 gare, che secondo me sono veramente verità, per pensare, per immaginare, ve lo auguriamo, insomma, di venire fuori da queste sabbie mobili. No, innanzitutto premetto una cosa, che quello che è stato l'anno scorso non è, l'anno scorso è stato l'anno scorso, ogni anno c'è dinamiche diverse, girone diverso. È logico che queste 5 partite finali dobbiamo raccogliere più punti possibili. Abbiamo la fortuna di giocare 3 partite in casa, perché con Monterosi giochiamo in casa a Rocchi. E dobbiamo sfruttare queste 3 partite in casa, e poi è normale, domenica andiamo a Cerignola e cerchiamo di fare i più punti possibili. L'importante è come ho detto prima, non dobbiamo pensare a lungo termine, ma adesso dobbiamo pensare al Cerignola e portare a casa i più punti possibili. Ci tengo a dire che in queste 5 partite è logico, devi fare più punti possibili per far sì che magari il girone di ritorno ambisci a qualcosa di diverso di quello che è ora. Però ripeto, passa tutto dal campo. Se affrontiamo ogni partita determinati e con la voglia di portare a casa qualcosa di importante, si riesce a fare qualcosa di bello. Abbiamo fatto quadrato tra di noi, perché è la cosa più importante, non ci sono prime donne, siamo tutti importanti allo stesso modo, dal più piccolo al più grande che sono io. Il mister è entrato subito in sinergia con noi, e domenica ha fatto debuttare tra l'altro 2 giovanissimi, è un 2004, Giglio in mezzo al campo e Spolverini, è un mancino esterno di sinistra, che hanno giocato
che hanno giocato veramente, veramente bene. Questo vuol dire che sa anche vedere giocatori importanti nonostante l'età. Lui non ne guarda faccia a nessuno. Lui, chi durante la settimana si impegna a far vedere che vuole giocare, lui non guarda in faccia a nessuno, e questa è una cosa importante. Manuele, perché così fa tenere tutti sulle spine, fa tenere, nessuno può mollare. Sì, Ermanno, ti faccio salutare anche da Emanuele Danna. Ciao Fuma. Grande Lele. ciao porterone, sempre in forma. Non mollo mai. Mi ha detto prima, scusa se... Mi fai sentire. Ha detto prima Danna che ti ha segnato un sacco di gol, è vero o una bugia? No, Luca, io sono sincero, me l'ha io fatto uno con... col Benevento, però ho perso 2-1. Non ci arrivavo mai là. No, è una situazione, penso che già l'hai vissuta l'anno scorso, un po' difficile, però a te queste situazioni un po' complicate ti piacciono e ti esaltano. E l'hai fatto vedere già l'anno scorso. Loro sono più preparati perché sapevano che il campionato non era facilissimo per loro, anche se la rosa non è male, non è male la rosa, perché c'è Mungo, c'è lui, c'è Marotta in attacco, gennaio possono arrivare Volpicelli. Poi ci sono, poi l'allenatore che ha parlato, ne parlano già bene. È uno giovane che vuole arrivare, che ha voglia, che ha fame, soprattutto in queste categorie serve questo. Tu con la tua esperienza sicuramente trai una grossa mano, ti faccio un grosso bocca al lupo. Grazie, viva il lupo, Lele. Va bene, grazie allora Ermanno Fumagalli. Grazie. Ciao Ermanno, grazie. Ciao. Grazie anche all'ufficio stampa della Viterbese. Come al solito corriamo in questi ultimi 10 minuti, tra l'altro, giusto così per dirlo, il messaggio che Luca ha ricevuto in privato è arrivato anche sul numero della redazione, adesso per ragioni di tempo non lo leggiamo, ma sostanzialmente il contenuto è quello che aveva riportato. Infatti, anche Luca. Quando il telespettatore mi ha fatto la domanda, mi ero distratto. No, perché non giustamente il tifoso attenzione. Dice Giuliano non è una squadra mediocre e i risultati lo stanno dimostrando. Non l'abbiamo mai detto. Mediocre forse intendevi tu come anche aspettative di campionato. Rende merito al mister, anche lei è una squadra, diciamo, non blasonata, ma assolutamente. Detto questo, la verità è che sbagli sempre. Assolutamente. Allora, chiudiamo il discorso con la Turris, ci sentiamo Di Michele nel post partita contro il Pescara. Una squadra che a livello mentale è abbastanza, diciamo, tra virgolette debole, anche per via dei risultati, c'è da mettere poi, mettiamoci gli episodi, non solo dei giocatori ma anche quelli arbitrali, perché a Doce Cerignola c'è un rigore espulsione e non ci ha dato niente. Vai con Latina, gol regolare, il 2-2 dopo al 30esimo e niente. Oggi un retropassaggio con Lonetti che va in porta, fuori gioco, stiamo a parlare di cose che poi incidono parecchio sulle prestazioni, sui risultati. Però dici, si può dire anche non si può piangere sul latte versato, però sono cose evidenti che ci stanno, che tolgono a una squadra che magari in questo momento sta cercando un'identità, ma oggi io ho visto una squadra che vuole uscire da una situazione difficile, ma soprattutto vuole essere protagonista con una squadra buona, ottima squadra che si gioca il campionato, e la Turris non ha demeritato nessuno. Non ho visto che il Pescara ci ha schiacciato. E questa è l'analisi di Michele che abbiamo riportato anche in precedenza. Lui sottolineava come anche qualche episodio arbitrale delle ultime partite abbia forse un po' inciso. Magari adesso si poteva parlare di un'altra classifica se le decisioni degli arbitri fossero state diverse. È talmente corta la classifica, basta un paio di risultati e ti trovi là sopra, quindi basta una vittoria. È vero. Allora, adesso l'apostrofo di Annibale Discepolo, prego. L'apostrofino. Stasera lo voglio stupire, partiamo dai mondiali, guarda, e poi finiamo all'Avellino. Sì, mamma insomma, no? A parte insomma che sono stati quelli più cari del mondo, 200 miliardi di dollari, una cosa stratosferica, direi che più che di calcio giocato, anche se sono stati fatti tanti gol oggi per esempio,
7-0 della Spagna. 7-0. Ecco, ma più che tanti gol, più che calcio giocato, si è parlato anche di calcio ai diritti. E, insomma, sono venuti fuori dati allucinanti, allarmantissimi. 6.500 morti dal 2010 al 2019 di operai morti. Poi, vabbè, le accuse di sport washing, cioè di ripulire con questo fantastico spettacolo, tante brutture e storture del Qatar. Figuranti, esattamente. Poi il riconoscimento dei diritti. Ma la FIFA sbagliava. Sì, Infantino, bravo, ha fatto delle dichiarazioni, secondo me, discutibilissime. Comunque, a parte questo, insomma, devo dire che dai mondiali alla piccola, alla modesta Serie C, io stasera mi voglio dedicare un pochino all'Avellino, proprio un pochino. Pochino. E devo dire che è una situazione di stallo dalla quale bisogna necessariamente uscire al più presto. Ottime, buone, insomma, lasciano ben sperare le dichiarazioni di Giovanni D'Agostino, ma ci vorrà stavolta più che mai veramente il pubblico, i tifosi che sono, voglio dire, delusi, lo siamo tutti d'altronde, fare quadrato, perché bisogna veramente tirare fuori al più presto questa squadra. Fermo restando che poi la summa delle responsabilità, ecco, poi alla fine tra presidenza, proprietà, direttore sportivo e quant'altro, insomma, alla fine bisognerà farle, perché onore al merito, insomma, credo che la giustizia, oltre che divina, sia anche terrena. C'è una cosa positiva in questo marasma che sta vivendo l'Avellino, e la società, che è una società solida, questo va detto, quindi che, ripeto, quando c'è un presidente che vuole investire, è intenzionato a investire, è sempre importante, è sempre una boccata d'ossigeno anche per il direttore, per la società, per i giocatori, che, come sa bene anche Emanuele, quando hanno la certezza che la società è solida, sono anche loro tranquilli. Sì, ma qui c'è un equivoco di fondo e chiudiamo. Sì. Il presidente ha sempre detto, l'ha ribadito, che il budget era illimitato, invece il direttore sportivo, il nostro amico Enzo De Vito, il budget illimitato, io non vedo perché non abbia comprato giocatori a gennaio di livello. Arriveranno due centrocampisti, un attaccante e un difensore. Vedremo. Io nel tuo apostrofo pensavo che ci fosse anche un riferimento a questa data del 23 novembre 1980, così triste per l'Irpinia. Non ma lo so guarda, se vuoi fare una chiosa finale. No. Sì, una chiosa finale va fatta. Cioè, credo che debba essere purtroppo un evento luttuoso. Io ricordo la ricorderemo tutti, la prima pagina del giornale, fate sì. Presto, insomma, diciamo, credo che da quelle morti bisogna ricostruire, ma bisogna ricostruire una società non solo, diciamo, nelle strutture, ma anche nelle coscienze. E questa credo che sia la cosa più difficile e più impegnativa da fare. Va bene, grazie Annibale anche per questo ricordo. Allora, top 11 di Luca Esposito, allora vediamo insieme. Allenata da Longo, del Picerno, Avella tra i pali, Solcia, Dalmazzi, Garcia, Giron, Ricci, Felipe, Ricciardi, Neglia, Iemmello, Chirico. Ti piace, Emanuele? 4-3-3 di Luca Esposito? Non mi fa impazzire 4-3-3. Ah, perché non mi piace il modulo. Vedi? Il modulo a me non questi piace. Due qua sono bastian contrari. Sono bastian contrari, perché aspettano chi di turno mi critichi sì. la mia top 11. No, interpreti sì, sono giocatori importanti. Non abbiamo parlato di questa vittoria clamorosa del Cerignola a Foggia. Molto educato a dire che hai premiato Neglia, ho visto. Ho detto Cerignola a Foggia perché ha detto che i gol, li abbiamo detto all'inizio, sono colpi del portiere, almeno dei 3-2 sono clamorosi del portiere, palla sotto praticamente sotto le gambe in due, sia di Neglia sia il primo gol sono clamorosi. E infatti Nobili lo hai messo nei flop di giornata, sì, giusto? Sì. Vediamo top e flop. Top il Giuliano, flop il portiere del Foggia. E allora così hai anche un po' risposto al telespettatore. L'ha fatto adesso. Io non devo giustificare. L'ha aggiustato in corso d'opera. Sto scherzando. No, hai dato una risposta, come dire, che non consideri il Giuliano una squadra mediocre in questo senso qui. Sono amici, direttore amico mio e l'allenatore, siamo fratelli, quindi sono contentissimo che il Giuliano possa andare anche in Serie
Serie B. Vediamo gli arbitri, allora chi sale e chi scende, promossi e bocciati di giornata. Sale Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, che ha arbitrato Foggia Cerignola. Scende Matteo Centi della sezione di Terni, che ha arbitrato Catanzaro Gelbison. Perché Luca? Allora, Scatena ha fatto comunque un derby pugliese sentitissimo a Foggia, anche se senza spettatori. Però ripeto, ha arbitrato bene tecnicamente anche a livello disciplinare. Mentre non mi è piaciuto Matteo Centi, perché l'unico errore l'ha fatto sul primo gol del Catanzaro, c'era fallo a centrocampo, si sono poi involati, hanno fatto il gol dell'1-0, quindi bisognava fermare il gioco. Ok, prossimo turno, vediamo le partite in programma domenica. E allora, a mezzogiorno Cerignola Viterbese alle 14.30, Gelbison Picerno, Messina Turris, Avellino Taranto, il ritorno del grande ex Ziolino Capuano, Crotone Latina, Fidelis Andria Giuliano e Monterosi Foggia, anche Pescara Catanzaro alle 14.30. Alle 17.30 Juve Stabia Potenza e Monopoli Virtus Francavilla. Ho un dubbio però, perché mi sa che la partita dell'Avellino si giochi alle 17.30, poi... Adesso no, controlliamo, 14.30, originariamente forse era 17.30, comunque 30. Questo è il quadro delle partite. Emanuele, che partite andresti a vedere? Sono tutte partite interessanti queste qua, ci sono tantissime, anche l'Avellino tanto, perché arriverà Ziolino sarà veramente con il dente avvelenato. E inviperito dopo l'ultima partita, ho sentito quella conferenza stampa, Luca ne sa qualcosa. Però quindi c'è anche Avellino-Taranto. Avellino-Taranto, però c'è pure, abbiamo parlato anche prima. Pescara-Catanzaro, naturalmente, il big match anche per somma di punti, no, Annibale? Sicuramente è una partita che dirà molto del proseguo del campionato lì in vetta. Se il Catanzaro può andare in fuga o se il Pescara proverà ancora a rintuzzare la fuga. Esatto, a frenarlo un po'. Sì. E ovviamente dirà molto anche a Luca Esposito. Esatto. Tra l'altro... Che andrà a vedere cosa, Luca? Andrà a vedermi... Avellino-Taranto? Mi piacerebbe, perché Capuano è un amico, Avellino, quindi, non l'ho visto quest'anno, però c'ho... Ho un impegno con Benevento, Regina Benevento, 12.30, quindi forse andrò ad Agropoli, Gelbison Picerno. Quindi si gioca ad Agropoli, Gelbison Picerno, è ufficiale? Ufficioso, aspettiamo. Ufficioso, aspettiamo l'ufficialità. Va bene, è tutto allora anche per stasera, grazie a Emanuele Danna. Come sta andando col caro tenuto quest'anno? Bene, dai. Come siete in classifica? Penulti. No, quarto. Quintulti. Subito aveva già distrutto. Ma lui distrutto. Perché non mi sono convinto? Ha ragione il tifoso campionato di eccellenza, giusto? Continua a divertirti. Squadra di Bugnano del Cardinale, vicino alla tua Baiano, giusto? Sì, vicino Baiano. Okay. Ma sono arrivato da poco, da un mesetto, però volevo mettermi un pochino in forma. Non mi piace stare fermo, però. E farlo vicino a casa, poi è ancora meglio. Grazie Annibale. Grazie a voi. Grazie a Luca Esposito. A voi. Grazie regia Enrico Coppola e Gerardo Napoli. È tutto. Ci ritroviamo mercoledì prossimo. Arrivederci.